Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2 con The Order 1886. Dunque, dopo la morte di un nostro caro confratello, nonché mentore, accecati dalla volontà di vendetta, ci siamo riversati nei peggiori quartieri di questa città e in un bordello, in effetti, per trovare una donna che riteniamo sia la responsabile della morte del nostro amico. Il punto è che questa donna, essendo una ribelle ed essendo quindi un nemico naturale per noi che facciamo parte dell'ordine, sta invece cercando di spiegarci che quest'ordine tanto ordinato non è e che non siamo altro che una specie di scorta, di guardia privata della Compagnia delle Indie Unite che a quanto pare nasconde un orribile segreto. E adesso stiamo andando al molo perché non riusciamo a credere a questa donna e lei vuole mostrarci la verità. Preparati a una strenua resistenza delle guardie delle Indie Unite. Fino a mio ordine contrario non feriremo degli innocenti. Nessuno di loro è innocente. Non importa. Dovrai seguire le mie regole se vuoi che io segua te. Come vuoi. Quindi la facciamo stealth? Sei già pronto ad appendere la divisa? L'ordine non può risultare coinvolto in questo. Ah, ok. Quindi sappiamo che stiamo agendo in maniera del tutto insubordinata. E almeno non facciamo passare questa infiltrazione nei segreti delle Indie, della Compagnia delle Indie Unite, come un'azione dell'ordine. Anche se qualcuno, piuttosto geloso, ci sta guardando uscire con questa tizia. In effetti sembra che si stiano infrattando. Finché ti sei messo contro un'intera organizzazione millenaria, non c'erano problemi, ma ti sei messo contro una donna gelosa, adesso sono cazzi tuoi. Gray, a che gioco stai giocando? Al dottore. Adesso immagino che questa andrà a spiattellare tutto ai capoccia dell'ordine. Noi invece adesso dobbiamo infiltrarci. Oh, che bella divisa casual. Che sai dei sangue puro? Gli antenati dei mezzosangue. Una razza antica che possedeva tratti innaturali. Non erano mutanti come gli altri. Non sono affatto estinti. Non dovresti parlarne al passato. Esistono ancora. I mezzosangue sono tipo licantropi. Quindi ci sono i sangue puro, che credo che non siano mezzi uomini, mezzi schifi, ma siano schifi direttamente. Fammi vedere sti sangue puro, su. E fammi vedere come sono collegati alla compagnia. Forse possiamo spostarlo insieme. Oh, che carini che sono. Spostano insieme le cose. Quando vuoi. Quando vuoi. Non ti muovi tu? Vai, vai Grayson. Fai vedere a questa donna come spingi i rimorchi. Ah, se io mi fermo, si ferma tutto. La cosa bella di questo The Order è che sembrano tutte cutscenes. Quindi ti scordi che stai... E puoi rompere i coglioni. Ah, questo posto è buio. Secondo me, anche se non incontreremo un sangue puro, un mezzo sangue o due, li becchiamo. Dai, Grayson, scappa. Silenzio. Chi va là? Tua nonna. Questa è proprietà privata. È come temevo. Mi sono perso nelle gallerie. Che diavolo sei? Un altro viandante perduto in questa città infernale, pare. Se mi è permesso chiedere, dove siamo? Black Wall Yard, moli delle Indie Unite. Decisamente non dove pensavo. Ebbene, dovrei tornare da dove sei venuto. Nelle gallerie? Oh, sarebbe un po' più semplice salire in strada, non le pare? Gira i tacchi. Perfetto. Non temere, fa un sonnellino. Ma potrebbe avere un leggero mal di testa più tardi.
Mi piace come stanno scritte certe battute di questo gioco. Guarda, ecco la strada. Secondo me un 2, non so se la trama si chiuda in modo tale da offrire un 2, ma un 2 con più gameplay e meno pippe. Qui c'è una leva di scambio dei binari. Allora, quindi questo al momento andrebbe a destra. Non posso girare l'inquadratura qui, è fissa. Perciò non vedete cosa c'è davanti. Non capisco perché stiamo spostando questo affare. Forse per salire qua sopra? Sì, probabilmente per salire qua sopra. C'è un passaggio. Tieni il passo e guarda dove metti i piedi. Ci stiamo preoccupando per lei, davvero? Un paio di minuti fa volevamo ucciderla. Probabilmente stiamo subendo il fascino dell'avventura, misto al fascino femminile. Dammi la mano. Oh, addirittura. Puoi tagliarle la gola. Lei è tale quale a Sara Tommasi. È uguale a Sara Tommasi, ecco perché non capisco tutto sto fascino. Sto gameplay lo chiamerò In giro con Sara Tommasi. Presto, prima o poi una pattuglia dovrà passare di qui. Solo ancora un attimo. Cecchino! La puttana. Stai al riparo! Cerco di raggiungere il cecchino! Ok. Ok. Sono bloccata! Sì, lo so che sei bloccata. Aspetta, brutta rompicoglioni. Questo passaggio qua sopra però mi ispira. Probabilmente è da lì che dobbiamo passare per fermare sto bastardo. Qua su, sul tetto! Io non volevo fare vittime, meno male. Pensa se invece avessi voluto sparare a tutti. Oh. Allora, abbiamo un fucile? Ok, abbiamo preso il fucile. Dai, dai, su, muori! Granata. La strada è libera. Stai al riparo mentre mi occupo del cecchino. Stai indietro, bastardo. Ci ho cagato sotto. Mi sono cagato sotto. Allora, la ragazza sta lì. Eccola nascosta. Diavolo. Non lo vedo. No, non lo vedo, no. Non lo piglio attraverso il cartellone. Come cavolo ci arrivo? Forse dovrei farmi venire un'idea. Questa roba che è? Ok, proiettili. Cazzo è? Ok. Calmi, eh. Sono a corto di munizioni. Attenzione. Merda. Sì, in faccia. Bella. Rimane qualcuno là dietro.
che però non sembra aver voglia di muovere il culo da lì. Giustamente, sta in copertura. Ah no, sono morti tutti. Ho contato male la gente che c'era qua dentro. Cavacca. Carogna! Pensavo fosse una missione stealth. Invece mi sbagliavo, è veramente sparacchiosa. Vabbè, meno male. Un po' di azione non guasta mai. Oh! Da dove? Da dove? Vabbè, poco importa. Qui c'è una cassa di munizioni. Noi ce le prendiamo tutte, tutte, tutte. Voilà. Non ho tempo da perdere. Come ha detto? Diavolo. L'ho sentito bestemmiare, se non erro. Allora, mi sono nascosto perché c'è quel tizio con il secchiello del ghiaccio in testa. Quello. Quello è resistentissimo. Tutto corazzato. No. Via. Aspettate che devo cambiare arma. Dai, dai fuoco a quello schifo. Perfetto. Devo prendere quell'arma. Forse con quell'arma potrei riuscire a beccare il cecchino anche se non lo vedo. Perché posso dar fuoco. Vediamo un po'. Bene. Wow. Ora, il cecchino è là sopra. Forse da questa scala riesco ad arrivarci dal cecchino. Altre guardie in strada. Come altre guardie in strada? Resisti! Palle. Ci sono quasi. Tutto sto casino per il cecchino di merda, vi rendete conto? La caglia ribelle non può fuggire, tenetela all'angolo. Ok, ok. Ciccio. La 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 la. No, mi faccio ammazzare così! Non riesco. Se sono riuscito ad arrivare qui senza farmi ammazzare, tutto preciso, perfetto, adesso non riesco a fare un quick time event. Allora, provo a lasciarlo andare, magari ripeterà il ciclo. Ok, fatto.